è bello perché stiamo continuando quello che era il discorso di Felice. Felice, quando aveva fatto i murales, appunto dipinti sui muri, era perché la gente, qualunque che passasse attraverso, lungo quelle strade e vedesse quei murales, ne cogliesse il messaggio, che è un messaggio sempre di speranza. Da oggi le opere Il ricordo del marito Felice Pignataro rivivranno nella stazione metropolitana di Piscinola, che viene ribattezzata con il nome di Feli Metrò, fondatore dell'associazione culturale Gridas, nata allo scopo di risvegliare le coscienze assopite. Pignataro ha dedicato al riscatto di Scampia e della periferia napoletana gran parte della sua vita. Dalla vasta produzione di murales realizzati anche con scuole e associazioni del territorio all'istituzione del carnevale di quartiere, è divenuto col tempo una tradizione sempre più sentita. All'interno della metropolitana di Piscinola, 12 installazioni propongono su grandi pannelli oltre 20 tra i più significativi murales di Felice, una selezione di foto del carnevale del Gridas e 21 locandine disegnate dall'artista. Continuare a vedere lungo i corridoi, come fosse una strada, gli stessi messaggi che possono cogliere le varie persone ci fa un enorme piacere. La proposta di dedicare la stazione alle opere di Pignataro, partita dai cittadini che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne gli insegnamenti, è stata accolta con entusiasmo dal sindaco Luigi De Magistris e dall'amministratore unico di Metro Napoli Alberto Ramaglia. Una mostra dal basso, come diceva Mirella, non un museo dell'arte ma dell'artigianato, prendo parole non mie ma compreso da Mirella, io penso solo che è un messaggio straordinario, perché facciamo conoscere ai più piccoli quella che è stata la storia di un quartiere, che si ripercorre attraverso i dipinti, attraverso i disegni, con una grande creatività, che è poi la forza della nostra città, la creatività che va in positivo, che non aspetta ma che tende qualcosa verso gli altri, no? Il fatto di non aspettare il panariello dal cielo ma essere protagonisti in modo umile ma determinato. Ed è bello che sia qui nella nostra metropolitana, la nostra linea 1 su cui puntiamo tanto, e così tutti i cittadini, tutti i giovani, tutte le persone che girano vedranno queste opere di Felice. Vogliamo invertire il senso di marcia, ora dalle periferie si viene al centro a parte motivi di trasporto per vedere le nostre stazioni. Noi abbiamo la velleità, la presunzione di chiedere a chi abita al centro di venire in periferia a guardare queste opere. Questo è il primo, ne faremo un ulteriore intervento per quanto riguarda Chiaiano e forse anche Frullone.